ce l'ha fatta anche il protagonista della storia che ascolteremo oggi. Sì, si tratta del caso di Paolo Bossini, ranista azzurro da 10 medaglie europee, in cui la malattia si è manifestata in un pomeriggio di autunno del 2010 con un improvviso dolore al collo che non c'entrava nulla con gli allenamenti, ma era la spia di un tumore linfatico. Vediamolo nel servizio di Emilia De Simone. Quando ho capito che avevo una malattia seria, il sapere di aver sempre fatto lo sportivo era come rendersi conto di avere il coltello alla parte del manico. È vero che ci sono varie forme e varie aggressività delle malattie, però sono estremamente convinto che se prese con la testa giusta e nel modo giusto, e soprattutto se si ha la fortuna come me di aver avuto un insegnamento che è stato lo sport per tutta la mia vita, la strada è molto meno in salita. Parla con l'esperienza di uomo vissuto Paolo Bossini, solo 28 anni, di una vita segnata da molti successi, ma anche da grande dolore. Una carriera iniziata a 4 anni per una passione, quella per il nuoto, che l'ha aiutato a farsi strada nel difficile mondo dell'agonismo. 4 anni mi sono buttato in acqua per curare l'asma e sotto consiglio di un medico, e quindi poi è stato tutto un'ascesa. Non mi sono nemmeno reso conto poi in realtà di trovarmi dentro l'acqua e farlo per professione. Tanti ricordi di Paolo, dalle prime vittorie alle due Olimpiadi di Madrid e Budapest, che gli hanno regalato l'emozione del podio. A Pechino nel 2008 però Bossini inizia ad avvertire forti dolori al collo che lo debilitano fisicamente. Niente era più come prima. Facendo poi successivamente dei controlli è uscito che c'era il tumore di Hodgkin e quindi la mia carriera in acqua prendeva una pausa. Si dice però fortunato il bravo ranista, perché essere stato uno sportivo lo ha aiutato ad affrontare con più coraggio e determinazione la malattia. Se si ha la fortuna come me di aver avuto un insegnamento che è stato lo sport per tutta la mia vita, la strada è molto meno in salita. Quindi bisogna avere la consapevolezza sia fisica che mentale di dire, cerco di aggredire la malattia prima che la malattia aggredisca te stesso. Una veloce guarigione la sua, definita da tutti quasi miracolosa. Nessuno avrebbe scommesso che sarei ritornato a nuotare anche tempi molto discreti, però la mia forza di volontà, la mia testa comunque sia, mi ha voluto spingere a riprendere a nuotare e a credere in quello che ho sempre fatto poi in tutta la mia vita. Oggi il campione si dedica completamente all'insegnamento, allenando una squadra, a suo dire, di future promesse del nuoto. Devo dire che ho una buona affinità con il cronometro e mi trovo molto bene. Cerco di riprendermi poi le soddisfazioni che prendevo prima in acqua con i ragazzi che alleno. Cercando soprattutto di trasmettere ai ragazzi il grande valore dello sport, vera marcia in più nei momenti bui della vita. Io con la malattia ho imparato che personalmente non bisogna mai tornare indietro nemmeno per prendere la rincorsa, quindi bisogna sempre guardare avanti, andare avanti e credere soprattutto che poi un domani si possa tornare a stare bene.